SIC, società Italtecnica Cesena, da 30 anni specializzata in progettazione e costruzione di sistemi e impianti tecnologici industriali integrati. Se voi avete un problema, noi abbiamo la soluzione. SIC è a Cesena in via Olivetti 85, zona industriale Pieve Sestina. Infotech, il partner HP in Romagna. Frigoriferi industriali, soluzioni all'avanguardia nella refrigerazione industriale. I carabinieri di Riccione hanno arrestato i tre presunti colpevoli del pestaggio di un 26enne egiziano a Coriano. Si tratta dell'ex marito della compagna dell'uomo malmenato che, insieme ad altri due uomini, avrebbe voluto dare una lezione al 26enne che ha precedenti per droga e sembra maltrattasse la donna. I PM di Rimini hanno chiesto 30 anni di carcere per il 29enne che nell'aprile del 2018 sparò e uccise il 26enne senegalese Maka Nyang. Per il pubblico ministero, il 29enne Jenner Lanai colpì la vittima a sangue freddo e per lui non ci sarebbe nessun attenuante. È oramai definitiva la scelta del Movimento 5 Stelle di correre in solitaria alle elezioni regionali del 26 gennaio. Raffaella Sensoli, consigliera uscente, ha annunciato, in disaccordo con la scelta del gruppo pentastellato, che non si ricandiderà. Segno più per i dati delle nuove immatricolazioni dell'Università di Bologna, un risultato il cui merito va spartito tra tutti i campus della Romagna. Una crescita complessiva dell'8,2% con quasi il 50% di studenti fuori regione che apprezzano tutti i cicli di studio. Stretta sui controlli per l'assegnazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica a Forlì. Tra le novità, l'introduzione della figura dell'agente informatore autorizzato ad eseguire controlli sull'effettivo utilizzo dell'alloggio da parte dell'inquilino. Calcio. Grazie al trend positivo delle ultime giornate, il Cesena è vicino alla zona playoff. Domenica alle 17.30 i bianconeri faranno visita al Fortino della temibile Peralpi Salò. Uno scontro che farà capire le ambizioni stagionali del Cavalluccio. Questo è il telegiornale della Romagna. In studio Romina Bravetti. Buonasera e benvenuti, bentornati ad un nuovo appuntamento con la nostra informazione serale che questa sera andiamo ad aprire da Riccione, dove i carabinieri hanno arrestato tre soggetti che nel pomeriggio di giovedì scorso hanno pestato a sangue un 26enne egiziano. Sentiamo tutti i dettagli. L'ex marito della sua compagna gli aveva voluto dare una lezione perché maltrattava la donna e quanto ha detto ai carabinieri di Riccione, il 48enne italiano finito in manette insieme ad altri due soggetti, un albanese di 32 anni e un italo-albanese di 27. Ad essere stato brutalmente aggredito con spranghe, piede di porco e il calcio di una pistola è un 26enne egiziano che da qualche tempo vive con la compagna, un'italiana di 43 anni, nel comune di Coriano. Giovedì scorso i tre, di cui due incappucciati, sfondano la porta dell'abitazione della donna e se la prendono con l'egiziano, il quale prova a scappare nella campagna circostante, ma una volta raggiunto viene pestato a sangue. La banda lo abbandona in un campo e se la svigna. La vittima viene soccorsa e portata all'ospedale di Rimini, dove presenta diverse fratture. Ai militari dell'arma il 26enne dice di aver riconosciuto l'ex marito della propria compagna nell'unico uomo a volto scoperto. I tre vengono trovati nell'abitazione di uno di loro a Riccione e in seguito vengono rinvenuti anche gli strumenti per l'aggressione. In base alla ricostruzione, l'egiziano, che ha precedenti per droga, era solito picchiare la donna, la quale, alla vista dei carabinieri, presentava diversi ematomi, anche se non ha mai denunciato maltrattamenti. Parliamo di pregresse storie di maltrattamenti che avevano visto protagonista, purtroppo, una donna, attuale compagna dell'aggredito, e appunto l'aggressione è stata consumata proprio dall'ex marito della donna, che era notevolmente colpito dai danni riportati da questa signora a seguito delle reiterate violenze subite dal suo attuale compagno.
Proseguiamo parlando di un'operazione dei carabinieri, andiamo a leggerla sul nostro TR24, parliamo di una banda di ladri dell'Emilia Romagna che è finita nel mirino dei carabinieri a seguito delle denunce di alcuni ciclisti amatoriali derubati dei loro mezzi durante alcune competizioni sportive. L'indagine è partita nel 2017 e ha permesso di accertare che la stessa banda aveva colpito anche in Lombardia, Piemonte, Toscana e Veneto. Secondo quanto ricostruito dai carabinieri su mandato della Procura di Imperia, dove si erano svolte alcune delle gare prese di mira, il modus operandi sarebbe stato sempre lo stesso: raggiunto il luogo della gara, i malviventi si confondevano con i partecipanti indossando gli abiti da corsa e portando via le bici ai proprietari distratti o impegnati nelle premiazioni. I furti registrati sono almeno 27, in 21 casi sono stati sottratti mezzi per il valore di almeno 10.000 euro l'una. Sono 4 le persone sino ad ora indagate. Ancora cronaca, siamo a Forlì. Nel corso di un controllo sul territorio forlivese, la polizia ha arrestato un 32enne marocchino senza fissa dimora per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. L'uomo, già colpito da un decreto di espulsione, è stato trovato in possesso di 25 grammi di cocaina. Nel corso della medesima operazione, invece, un rumeno di 30 anni è stato tratto in arresto in quanto ricercato in ambito europeo. Sull'uomo pendeva una condanna di 2 anni e mezzo di reclusione per una tentata rapina in Romania. I PM di Rimini hanno chiesto 30 anni di carcere per il 29enne che nell'aprile del 2018 sparò, uccidendolo, al senegalese di 26 anni, Mika Nyang. Sentiamo allora i dettagli. Nessuna attenuante. Il pubblico ministero ha chiesto 30 anni di carcere per Gennard Lanai, il 29enne di origini albanesi che la notte del 17 aprile 2018, in base alle indagini, uccise a sangue freddo a Rimini l'aiuto cuoco senegalese Mika Nyang. Il giovane di 26 anni si trovava quella sera su una panchina di via Coletti, alla foce del fiume Marecchia, quando da un SUV che passava di lì era sbucato fuori a un certo punto un braccio con una pistola da cui sono partiti 2 colpi che lo hanno ferito mortalmente. L'inchiesta dei magistrati si è incrociata con un'altra della zona sullo spaccio di cocaina e ha portato in carcere il 29enne albanese. Secondo la difesa, come riporta la stampa locale, la sera dell'uccisione Lanai non era in grado di intendere e di volere per via del consumo della polvere bianca. Il giovane albanese si era sentito perseguitato a seguito di una presunta faida familiare e del ricorso allo stupefacente, e quella notte avrebbe visto nel giovane solitario che sedeva su una panchina di San Giuliano una minaccia. Per la procura, l'imputato non merita alcuno sconto di pena oltre a quello previsto dal rito abbreviato, data la lucidità dimostrata dopo la cattura. Nel corso di un controllo all'aeroporto Fellini avvenuto venerdì, la polizia di frontiera di Rimini ha arrestato un cittadino albanese di 25 anni colpito da un ordine di carcerazione emesso dalla procura di Pesaro. Sul giovane pendeva infatti una condanna di 3 anni e 3 mesi per rapina impropria in concorso e lesioni aggravate. Nella stessa giornata gli agenti hanno individuato e fermato un altro cittadino albanese di 30 anni che tentava di stabilirsi illegalmente in Italia. L'uomo è stato dunque respinto ed imbarcato per un volo per Tirana. La politica ora, infatti, è oramai definitiva la scelta del Movimento 5 Stelle di correre in solitaria alle regionali. Raffaella Sensoli, consigliera uscente, ha annunciato in disaccordo che non si ricandiderà. Vediamo i motivi nel servizio. La crisi che sta attraversando il Movimento 5 Stelle è emersa chiaramente nell'ultima puntata di Talk 24. Raffaella Sensoli, consigliera uscente grillina, ha annunciato che con tutta probabilità non si ricandiderà. Pur restando nel movimento, Sensoli è in disaccordo con la scelta di correre da soli alle regionali. Direi che dopo la serata che abbiamo fatto con Luigi Di Maio a Bologna lunedì scorso, direi che la scelta definitiva è stata quella di correre da soli, quindi ci presenteremo autonomamente a queste elezioni regionali. E rischiate di essere ininfluenti, questo lo sapete, lei forse era un po' d'accordo con un'alleanza più ampia però. Sì, io ero d'accordo con una coalizione ovviamente basata sui temi e sui programmi, naturalmente. Coerentemente con le dichiarazioni che ho fatto, poi ho deciso di non candidarmi, ma questo non significa che lascio il Movimento 5 Stelle. I temi, i programmi e i valori del Movimento continuo a portarli avanti. Perché insomma si è parlato un po' di politichese, sembra quasi che insomma voi del Movimento 5 Stelle avete imparato un po' le tattiche più politiche, perché insomma il programma è aperto da una parte, ma insomma il nome di Bonaccini non va giù a chi? A Di Maio soltanto? A chi ha sostenuto, a parte lei magari, la possibilità di invece fare squadra con il centrosinistra? In realtà è stato intrapreso un percorso da noi regionali e dai parlamentari con delle riunioni sul territorio. Devo dire che il territorio si è dimostrato, il territorio emiliano-romagnolo si è dimostrato
diviso un po' a metà, non spaccato, ma con delle opinioni diverse. La parte emiliana si è dichiarata più favorevole a una corsa da soli, la parte romagnola era più possibilista, però diciamo che la preponderanza delle voci che abbiamo sentito si è dimostrata favorevole a una corsa in solitaria e così è stato deciso. Come è stata amministrata questa regione negli ultimi 5 anni? Questa regione è stata, poteva essere amministrata meglio, mettiamo così. È ovvio che i numeri parlano e sicuramente l'abbiamo sempre detto, l'abbiamo sempre ammesso, siamo una delle regioni comunque in cui si vive meglio. E continuiamo a parlare di politica, perché la manifestazione delle sardine di Ravenna, come si legge sulla loro pagina Facebook, prevista inizialmente per il prossimo 4 dicembre, è stata spostata al giorno successivo in concomitanza con il comizio di Matteo Salvini in città. Il leader della Lega, ricordiamo, sarà a Ravenna per inaugurare la nuova sede di partito in via Raspuoni. La manifestazione delle sardine si terrà in contemporanea invece in zona d'Arsena. Annunciate a Forlì invece tutte le novità che riguardano gli alloggi di edilizia residenziale pubblica. Vediamo allora quali sono nel prossimo servizio. Stretta sui controlli per l'assegnazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica di Forlì. Questo è l'obiettivo dichiarato dal vice sindaco con delega alla sicurezza Daniele Mezzacapo e dall'assessore ai servizi sociali Rosaria Tassinari. In arrivo infatti criteri più stringenti per il controllo dei circa 1600 alloggi di edilizia pubblica di proprietà del comune e gestiti da Acer. Tra le novità l'introduzione della figura dell'agente informatore. Si tratta di un agente della polizia locale incaricato previo consenso dell'inquilino e, se questo non ci fosse, avvisando gli uffici comunali che possono fare poi valere il proprio diritto d'accesso in quanto proprietari, ad eseguire controlli sull'effettivo utilizzo dell'alloggio. L'altra novità è che verrà fatto valere all'atto della presentazione delle domande di assegnazione il principio di impossidenza derivata dal mancato pagamento dei canoni per più di 3 mesi o per reddito ISEE mutato rispetto al momento del conferimento o per situazioni più gravi. Verranno poi applicate le norme contenute dalla legge regionale vigente. In particolare, il Comune chiederà agli assegnatari stranieri, invece dell'attuale autocertificazione, una certificazione rilasciata dalla loro ambasciata e tradotta in lingua italiana, che confermi il non possesso di immobili nei paesi d'origine. Particolare attenzione verrà posta nei confronti degli assegnatari che delinquono. Solo 40 delle 1600 unità abitative sono in attesa di assegnazione, mentre per altre 140 è necessario provvedere ad interventi di ricondizionamento. Degli attuali assegnatari, circa il 12% del totale sono stranieri, in linea con la percentuale di stranieri residenti a Forlì. Cresce il numero delle immatricolazioni all'Università di Bologna, numeri particolarmente positivi per il polo romagnolo. Sentiamo. Hanno tutti il segno più i dati sulle nuove immatricolazioni all'Università di Bologna, un risultato il cui merito va spartito fra tutti i campus dell'Emilia-Romagna. Complessivamente la crescita è dell'8,2%, che equivale a 26.448 nuovi iscritti, 1.995 in più alla stessa data del 2018. Il 48,7% arriva da fuori regione, l'8,1% da fuori paese. La crescita interessa tutti i cicli di studio. Aumentano del 5,3% gli studenti che iniziano un percorso di laurea triennale, del 12,2% quelli di laurea magistrale e a ciclo unico. Tutti i campus dell'Alma Mater registrano aumenti significativi degli immatricolati, anche a doppia cifra. Cesena, per esempio, guadagna l'11,9%, Rimini il 10,5%. Forlì si attesta a un più 7,6% con preferenza per i corsi triennali, mentre Ravenna si ferma a più 4% con un incremento di iscritti alle magistrali. Durante i festeggiamenti per i 30 anni dalla nascita della Fondazione Flaminia, il rettore Francesco Ubertini ha sottolineato come l'Università di Bologna abbia un alto potere attrattivo, dovuto anche alla revisione dei posti disponibili nei corsi a numero programmato, aumentati per cercare di sfruttare al massimo la capienza delle infrastrutture didattiche. Il cinema documentario approda per la prima volta a Forlì nella sua versione invernale. A Forlì, presso la Sala Randi del Comune, si è tenuta la conferenza stampa di presentazione della terza edizione di Meet the Docs Film Fest, 3 giorni di cinema documentario, incontri e workshop che animeranno la città di Forlì dal 6 all'8 dicembre 2019.
Il tema complessivo è: i documentari salveranno il mondo, perché noi riteniamo che rapportarsi alla realtà sia un modo per far cadere paure, timori, per riuscire a conoscerci, per costruire ponti e per stabilire dialoghi là dove invece magari ci sono chiusure che in questo momento sono probabilmente eccessive. Io sono convinto che l'arte sia un modo privilegiato per riuscire a interrogare il reale, per riuscire a rapportarsi con il reale, e per reale non si intende qualcosa di astratto ovviamente, ma si intende quello che pratichiamo quotidianamente. Di conseguenza l'arte è un punto privilegiato e si riesce, insomma, a interrogarsi, a interrogare ciò che abbiamo attraverso l'arte, probabilmente riusciamo a capire cose che in altro modo sarebbe più complesso. Il festival è una 3 giorni, un appuntamento irrinunciabile per gli amanti del genere documentaristico e non, con proiezioni, ci saranno 11 proiezioni, incontri, dibattiti, workshop ed eventi collaterali per parlare insieme dell'osservazione del reale e condividere quelle che sono le tematiche portate sul grande schermo, quali diritti umani, questione razziale, diritti delle donne, e emergenza climatica, memoria storica ed espressione artistica. E da Forlì ci spostiamo ora invece a Faenza per parlare delle tante iniziative dedicate al Natale, dedicate ovviamente ai più piccoli ma anche ai più grandi. La città di Faenza si prepara dal 2 dicembre a festeggiare il periodo natalizio con eventi pensati per le famiglie, per i bambini e per lo shopping in centro storico. Faenza è pronta, sabato prossimo nel pomeriggio verranno accese le luminarie. Quest'anno un progetto di grande qualità, un progetto che sono certo lascerà a bocca aperta i faentini e i tanti visitatori che arriveranno nella nostra città per le festività. Un lavoro fatto in sinergia con la cabina di regia del centro storico, le associazioni dei commercianti e degli artigiani e il consorzio Faenza Centro, che ha poi la gestione e l'organizzazione di tutte le varie iniziative promozionali. A queste si aggiungono i giardini a Natale, un'iniziativa curata dal nostro settore lavori pubblici, il servizio giardini, che quest'anno tornerà in centro storico con un progetto molto particolare. Tutti gli anni Faenza Centro si impegna per presentare alla cittadinanza un centro storico animato, quindi riposizioneremo la pista del ghiaccio nella piazza La Molinella, avremo anche una magica giostra vicino alla fontana monumentale, attrazione questa per i più piccoli, assieme alla posta degli elfi, una casetta dove i ragazzi appunto potranno depositare le loro letterine di Natale con i loro desideri. Sarà una modalità inedita della presenza nei giardini nel centro storico, saranno infatti giardini appesi, giardini sospesi. Quindi pensiamo che sia un'importante novità e che da tutti possa venire apprezzata. Ferrara. Durante un servizio di controllo del territorio, un 33enne nigeriano, incensurato, è stato arrestato dopo essere stato trovato con 2,3 grammi di eroina contenuti in 10 involucri. Emilia Romagna. La nona modifica del PSR consente di mettere a bando 22 milioni di euro, ai quali si aggiungono 2 milioni di risorse regionali rivolte ai giovani. Tra le priorità vi sono la prevenzione del dissesto idrogeologico, il ripristino delle foreste e l'innovazione. Ferrara. Un 23enne nigeriano, già noto alle forze dell'ordine, è stato tratto in arresto per il possesso di 72 grammi di marijuana. Il giovane è stato trattenuto presso la camera di sicurezza in attesa di giudizio. Cervia. Le fiamme gialle hanno arrestato un 55enne albanese sorpreso a spacciare cocaina nei pressi della pineta di Tagliata. Durante la perquisizione domiciliare sono stati rinvenuti 25 grammi di cocaina e 9.200 euro in contanti ritenuti provento dell'attività di spaccio. Cedo ora la linea a Marco Rossi per il TG Sport. A te Marco.
Grazie Romina per la linea, buonasera e bentornati a questa nuova edizione serale di TR24 Sport. Apriamo con il calcio e andiamo in Serie C, farà visita il Cesena domani alle ore 17.30 alla Feral Pissarone, l'incontro valido per la 17ª giornata. Un turno di campionato proibitivo ma che farà capire a Modesto la vera forza della sua squadra. Brucia ancora l'eliminazione di mercoledì dalla Coppa Italia di Serie C, ma al quartier generale del Cesena è giunto il momento di voltar pagina. Francesco Modesto ritrova sabato per la dura trasferta in casa della Feral Pissalò. Restano invece in infermeria Ricci, Giraudo e Franchini. Un impegno ostico per i romagnoli contro una formazione attrezzata per alti palcoscenici. Al di là che purtroppo non abbiamo passato il turno della Coppa Italia, abbiamo un campionato, abbiamo una partita molto importante come quella contro il Feral Pissalò. Sappiamo che squadra è, sappiamo di che periodo sta vivendo nell'ultimo mese e mezzo, perché ha fatto tante vittorie consecutive, è una squadra dove c'ha tanti giocatori anche di livello superiore, quindi dobbiamo stare ben attenti. Con due vittorie consecutive e tre pareggi nelle ultime cinque giornate, l'atteggiamento del Cavalluccio è del tutto pensato a tener testa ai Leoni del Garda, sconfitti nell'ultimo turno dalla San Benedettese e anche in Coppa Italia dalla Pro Patria. È una bella partita da affrontare e giocare sicuramente, poi noi andremo lì per giocare la partita sicuramente. Limolese invece ospiterà la San Benedettese, attenta all'analisi Gianluca Azzori, allenatore del Grifone, che teme i rivali ma non vuole sfigurare per uscire dalla zona retrocessione. La San Benedettese è una buonissima squadra, la San Benedettese, come hai detto te, ha alternato buone prestazioni a prestazioni meno buone, ma la cosa importante da capire è quando, in quale momento si affronta la San Benedettese. Oggi noi incontriamo una squadra che sicuramente è in salute, perché contro la Feral Pisalò ci abbiamo giocato anche noi, e io reputo la Feral Pisalò la squadra più forte che ho incontrato in questo girone, e l'hanno fatta in maniera molto netta, quindi la forza dell'avversario si capisce già da questo, e sicuramente lo troviamo in un momento che sono in positivo, che stanno bene, quindi per noi sarà ancora più difficile. Tanto per noi saranno tutte partite difficili, facili non esistono nel nostro girone, a maggior ragione contro quelle che oggi sono lì nella zona playoff. La San Benedettese c'è sempre rimasta nella zona playoff, sta facendo un ottimo percorso, fatta anche da un allenatore nuovo che conosce sì l'Italia ma che non conosce sicuramente il calcio della Lega Pro, perciò credo che la partita con la San Benedettese diventa fondamentale. Noi dobbiamo far punti, dobbiamo venire fuori da quella posizione, e credo che il fatto di giocare in casa ci aiuti e dobbiamo sfruttarlo. Saranno ben 10 gli incontri di boxe in programma il prossimo 6 dicembre al Pala de André di Ravenna. Il piatto forte della serata sarà rappresentato dal match valido per la categoria Super Welter tra il lughese Nicola Quarneti e il costaricano William Gomez Vargas. La grande box farà ancora capolino a Ravenna, questa volta al Pala de André, che venerdì prossimo ospiterà l'evento organizzato da Ravenna Box, per portare alla disputa di ben 10 incontri di ottimo spessore. Siamo molto soddisfatti, è un bellissimo evento per la nostra città, fatta con una società che in questi anni sta investendo moltissimo, è cresciuta tantissimo ed è inserita nel contesto anche sociale del nostro territorio, con la collaborazione della Job Just, che è uno sponsor che ringraziamo, perché insomma in questo momento investire sullo sport è sicuramente molto importante, e abbiamo avuto la possibilità di poter coinvolgere tanti ragazzi che fanno sport, anche inserendoli in corsi professionali e quindi nel mondo lavorativo. Piatto forte della serata, la sfida fra due professionisti della categoria Super Welter, Nicola Quarneti e William Gomez Vargas, ma non mancheranno anche gli incroci fra le tante giovani leve presenti.
Il movimento giovanile è importantissimo, più giovani si avvicinano a questo sport e più si può avere la fortuna di trovarsi di grandi, con grandi qualità e magari raggiungere i giochi olimpici come è stato per me, come è stato per Servidei, campionati di un certo livello, quindi diciamo, i giovani sono molto importanti. È tutto per lo sport, Romina te la linea. Ti ringrazio Marco, noi proseguiamo andando a vedere insieme le previsioni meteo per domani, domenica. Buonasera a tutti i telespettatori di R24 e Teleromagna da Andrea Raggini. Il mese di dicembre vedrà un esordio per lo più grigio nella nostra regione. Questo a causa di nebbie e nubi basse sulle pianure, ma la nuvolosità aumenterà proprio in queste ore a causa dell'avvicinamento di una nuova perturbazione che nella giornata di domenica 1 dicembre giungerà in Emilia a partire dal pomeriggio, quando le prime precipitazioni colpiranno il Piacentino, Parmense e l'Appennino al confine con la Toscana, per poi intensificarsi soprattutto tra la sera e la notte, quando tenderanno a spostarsi verso l'Emilia centrale. Sulla Romagna avremo qualche timida schiarita durante la mattinata, poi i cieli diventeranno grigi entro il pomeriggio. La ventilazione si presenterà debole e il mare quasi calmo. Temperature minime in aumento per via dell'arrivo di maggiore nuvolosità, valori compresi tra 6 e 10 gradi, massime tra 11 e 13 gradi. La giornata di lunedì inizierà con cieli grigi e precipitazioni soprattutto sull'Emilia orientale e la Romagna, poi dopo una pausa queste precipitazioni aumenteranno in serata quando tornerà un pochino di neve sulle vette più alte del nostro Appennino. Per questo appuntamento è tutto, auguro a tutti voi una buona serata. I titoli di questa edizione, il riepilogo. I carabinieri di Riccione hanno arrestato i tre presunti colpevoli del pestaggio di un 26enne egiziano a Coriano. Si tratta dell'ex marito della compagna dell'uomo malmenato che insieme ad altri due uomini avrebbe voluto dare una lezione al 26enne che ha precedenti per droga e sembra maltrattasse la donna. I PM di Rimini hanno chiesto 30 anni di carcere per il 29enne che nell'aprile del 2018 sparò e uccise il 26enne senegalese Maka Nyang. Per il pubblico ministero il 29enne Jenner Lanai colpì la vittima a sangue freddo e per lui non ci sarebbe nessun attenuante. È oramai definitiva la scelta del Movimento 5 Stelle di correre in solitaria alle elezioni regionali del 26 gennaio. Raffaella Sensoli, consigliera uscente, ha annunciato, in disaccordo con la scelta del gruppo pentastellato, che non si ricandiderà. Segno più per i dati delle nuove immatricolazioni dell'Università di Bologna, un risultato il cui merito va spartito tra tutti i campus della Romagna. Una crescita complessiva dell'8,2% con quasi il 50% di studenti fuori regione che apprezzano tutti i cicli di studio. Stretta sui controlli per l'assegnazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica a Forlì. Tra le novità, l'introduzione della figura dell'agente informatore autorizzato ad eseguire controlli sull'effettivo utilizzo dell'alloggio da parte dell'inquilino. Calcio. Grazie al trend positivo delle ultime giornate, il Cesena è vicino alla zona playoff. Domenica alle 17.30 i bianconeri faranno visita al Fortino della temibile Peralpi Salò. Uno scontro che farà capire le ambizioni stagionali del Cavalluccio. E nello studio accanto tutto pronto per Degni di Note. Allora do la parola a Luca Bergamini. Raccontaci. Buonasera, buonasera. Grazie, grazie alla redazione di TR24, siamo pronti per la quinta puntata di Degni di Nota, una puntata da non perdere perché questa sera c'è un po' di tensione qui in studio perché sarà la prima puntata per decidere chi andrà ai live. Questa sera due ragazzi lasceranno la grande famiglia di Degni di Nota e allora mi raccomando, non perdete questa puntata, noi arriviamo tra poco, grazie ancora a tutti quanti, linea al telegiornale, noi siamo pronti, ore 21, Degni di Nota, a dopo! Grazie Luca, quindi un appuntamento da non perdere, vi ringrazio per l'attenzione, vi auguro un buon proseguimento di serata e vi do l'appuntamento a nuove edizioni del nostro telegiornale. Arrivederci.
Infotech, il partner HP in Romagna. Frigoriferi industriali, soluzioni all'avanguardia nella refrigerazione industriale. SIC, società Italtecnica Cesena, da 30 anni specializzata in progettazione e costruzione di sistemi e impianti tecnologici industriali integrati. Se voi avete un problema, noi abbiamo la soluzione. SIC è a Cesena in via Olivetti 85, zona industriale Pieve Sestina.